alla fine. Care compagne e cari compagni, siamo giunti al termine del 45esimo congresso del partito e ce ne dispiace perché penso che potremmo ancora restare qui a lungo perché abbiamo molte cose da dirci e molte cose da dire. E non ci stancheremmo né noi né chi nel paese ci ascolta. Desidero in conclusione del congresso rivolgere un ringraziamento molto fraterno e molto affettuoso ai compagni delegati per la loro partecipazione che è stata intensa, assidua, intelligente e generosa. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato per il buon esito di questo nostro congresso. Gli ideatori, i realizzatori, e tutti coloro i quali hanno garantito il buon funzionamento di tutto. E ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti nel corso dei lavori del Congresso Socialista, dove quasi 200 tra delegati ed invitati hanno preso la parola. È stato un congresso anche internazionale. Si è toccato con mano e si è visto il credito, il prestigio, l'importanza che il nostro partito ha fuori delle frontiere d'Italia. Un insieme di relazioni internazionali importanti che sono il frutto della nostra coerenza e del nostro lavoro e riflettono bene la natura internazionalista e lo spirito internazionalista che anima il partito. Ovunque nel mondo ci fosse e ci sia stato e ci sia una buona causa da difendere, lì troverete i socialisti italiani. E così i nostri compagni hanno svolto missioni, raccogliendo testimonianze, portando solidarietà e aiuti concreti. Dal Cile all'Afghanistan, da Cipro a Beirut, dall'Africa del Sud all'Eritrea, ovunque fosse in causa un diritto di un popolo all'indipendenza. E così abbiamo lavorato e lavoriamo per aiutare chi è in carcere, chi subisce gli abusi del potere. Aiutiamo i giornali clandestini. Aiutiamo le forze che hanno riconquistato la libertà a consolidarsi nel loro paese. Ed essi sono venuti qui a portare la loro testimonianza e anche il loro spirito e il loro desiderio di mantenere con noi un legame saldo. Presidente dell'Internazionale Socialista ha svolto un ampio intervento di fronte al congresso, ma ha pronunciato una frase assai significativa, che per noi vale moltissimo. Ci ha detto, nella battaglia che state per affrontare,
l'Internazionale Socialista è al vostro fianco. Ringrazio anche il Presidente dell'Unione dei Partiti Socialisti Europei, che ha illustrato di fronte al Congresso il programma comune, il manifesto con il quale il socialismo europeo entra in lizza contro il fronte conservatore d'Europa. E torno a ringraziare anche il Presidente della Comunità, il socialista Jacques Delors, che ha avuto l'amabilità di ricordare di fronte al Congresso e di fronte all'opinione pubblica italiana quanto valse l'azione del governo italiano a guida socialista per aprire la strada al nuovo capitolo della storia della Comunità Europea. Ci sono stati, compagni, momenti di grande commozione che abbiamo sentito vibrare in questa grande sala, nel momento in cui prendevano la parola i simboli di vicende tormentate, di lotte difficili, di tragedie di popoli. E forse il punto più alto della nostra commozione lo si è toccato quando da questa tribuna ha preso la parola la figlia di Imre Nagy. Perché questa storia fu profondamente vissuta e dolorosamente vissuta nel nostro paese. E segna anche il punto di massimo contrasto e di una divisione tra i comunisti e i socialisti che ha mutato lungo la strada i suoi connotati e che, come sappiamo, continua ad esistere. Per gli uomini della mia generazione, che erano vissuti e cresciuti nel clima dell'unità antifascista e della unità di azione tra i comunisti e i socialisti, la tragedia ungherese segna una svolta, come segna una svolta nella politica del Partito Socialista. Essa incise profondamente e ci indusse a delle riflessioni di fondo, a delle riflessioni, delle revisioni di fondo e da un mutamento di linea politica. Il contrasto fu grande. Da un lato noi che sostenevamo il carattere popolare della rivoluzione ungherese e la rivolta contro un regime che aveva messo in chiaro sino in fondo i suoi caratteri oppressivi e soffocatori dell'indipendenza di un grande popolo europeo, dall'altra una posizione rigida di difesa degli interessi della potenza sovietica. Il leader comunista Togliatti allora pronunciò parole che suonano oggi terribili. Coloro che si scagliano con rabbia impotente contro l'Unione Sovietica per la sua odierna azione in Ungheria, contro il nostro movimento, sono degli ipocriti, dei sepolcri imbiancati cui abbiamo il diritto di opporre il nostro disprezzo. E dopo la morte di Imre Nagy, l'Unità scrive: scombriamo subito il campo dalle grida di dolore e di indignazione che da 48 ore vanno emettendo senza posa uomini politici e giornalisti di ogni tendenza. Lo spettacolo di cinismo di questi istrioni è ributtante. Bene, sono cose di 30 anni fa e appartengono alla storia, che pure merita di essere riletta. È cose che io feci 3 anni or sono, quando
presi carta e penna nel 30° anniversario della rivolta ungherese e scrissi sull'Avanti: i comunisti italiani ben potrebbero compiere, anche di fronte alla stessa storia e alle loro posizioni e gravi responsabilità di un tempo, un atto di coraggio, di onestà, di verità ed anche di riparazione. Un direttore di Rinascita, che credo non lo sia più, disse: l'articolo di Craxi sull'Ungheria non mi interessa minimamente. Beato lui. Una rilettura onesta della storia, che se non è stata fatta sino in fondo, lo sarà inevitabilmente. I ritardi hanno pesato e pesano, ma sono tutti ritardi che possono essere recuperati. La presenza qui della figlia di Imre Nagy, ciò che si discute con grande franchezza e in definitiva con grande coraggio in partiti e in paesi a regime comunista, ci dice quanto le cose siano in movimento e quanto le cose siano irreversibilmente destinate a cambiare. Se ci sono dei ritardi nel nostro paese nel fare un franco e onesto bilancio della storia, che questo ritardo sia rapidamente colmato è l'auspicio dei socialisti italiani. Solo gli osservatori superficiali, gli analisti danno molti soldi, non quelli che prendono, quelli che valgono, non si sono accorti che il congresso socialista non è affatto un tutto compatto, omogeneo, piatto e grigio dominato da un segretario padrone. Il congresso socialista, per chi ha orecchie da intendere e per chi sa compiere delle analisi politiche, è un congresso che anche questa volta, e forse più questa volta che non la precedente, ha messo in evidenza differenze di opinioni e di valutazioni, un modo diverso da parte dei compagni di affrontare questa o quella questione importante, di indicare delle vie d'uscita, di suggerire i passi che il partito dovrebbe compiere. Tutto questo è assolutamente evidente, c'è stato nel congresso una dialettica aperta. Certo, non presenta caratteristiche tribali di un tempo, perché il partito è tutto unito su dei principi essenziali che lo fanno forte. Ma noi vediamo che esistono valutazioni diverse. E lo sforzo che dobbiamo compiere è di avvicinare i punti di vista, quando questo è possibile. Evitare che una differenza di valutazioni sulla situazione o sulla prospettiva si trasformi in un contrasto aperto, in uno scontro. Se può essere evitato, ben si intende. Insomma, evitare di dar soddisfazione ai nostalgici del tempo che fu, di coloro i quali avrebbero voluto e vorrebbero
Un partito dilaniato dalle tendenze, inevitabilmente trascinato da queste sul terreno della subalternità, in cui alla fine poi la legge di tendenza, il principio del gruppo vale più del principio del partito, che già di per sé deve essere un principio relativo rispetto agli interessi generali del Paese. E tuttavia sono emersi ed emergono orientamenti dal dibattito congressuale, che io mi sforzerò di sottolineare e di raccogliere, di fronte a una situazione che ha una serie di caratteri di difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti. Vedete, nel corso del dibattito sono stati resi molti omaggi a questo scenario che ha le sue caratteristiche storiche, omaggio alla storia vissuta in questi vecchi stabilimenti, omaggio alla tradizione operaia, antifascista, socialista, omaggio ai compagni che qui sono stati testimoni e protagonisti di lotte importanti. E tuttavia questo scenario ci deve indurre anche ad un'altra riflessione. Questa è ormai una fabbrica abbandonata. Ha un altro destino, spero che gli amministratori del Comune di Milano gliene trovino uno prestigioso, perché sono strutture che non hanno niente che invidiare ai grandi palazzi della cultura che si possono trovare in Europa. Però la riflessione che dobbiamo fare è che questo è il simbolo dei cambiamenti profondi che sono in corso ormai da tempo nella società moderna post-industriale. Cambiamenti nel modi di produzione, con l'avvento di nuove tecnologie, con una ristrutturazione industriale che riduce l'impiego del fattore umano, mentre avanza una società del terziario e del quaternario. E così come cambiano le strutture produttive, si è modificato ed in corso di modificazione il corpo sociale. Si ristrutturano i ceti sociali, se ne formano di nuovi, si mescolano e si confondono in un tumultuoso progredire nel quale chi si ferma ancorato a schemi del passato viene inevitabilmente superato. Ed è lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni di capire la nuova realtà italiana, di capire i problemi nuovi senza perdere di vista quelli vecchi non risolti, e sforzarsi di orientare la nostra azione politica in un modo e verso obiettivi che fossero congeniali ai problemi dello sviluppo moderno e che fossero all'altezza dei tempi. E lo sforzo che abbiamo compiuto e che stiamo peraltro compiendo per dare una consistenza, una prospettiva, vorrei dire anche una base teorica a quello che abbiamo chiamato il riformismo moderno. E tra di noi la discussione sul riformismo moderno deve essere portata più avanti e approfondita con maggiore rigore. Non possiamo accontentarci o ridurre ad uno slogan quello che deve essere un nuovo modo di organizzare l'azione di un partito socialista. Non basta un aggettivo o più di uno. Un riformismo anche noi
lo vogliamo moderno, anche noi lo vogliamo forte e anche noi lo vorremmo diffuso. Secondo un metodo che è proprio, dovrebbe essere proprio del riformismo, la capacità di rispondere non solo a delle domande globali, a delle visioni universali, ma la capacità di rispondere a quella miriade di problemi che la vita dell'uomo, la vita della famiglia, la vita delle città, la vita delle comunità, la vita delle aziende, la vita delle pubbliche amministrazioni, la vita delle istituzioni presenta. C'è ancora nel nostro modo di far politica, io vedo, un eccesso di analisi astratte. C'è molto spesso quella politica che è fatta di mosse, di manovre, e ne manco di quelle. C'è qualche volta anche un eccesso di polemiche fuori misura, e non è detto che nella polemica chi la spara più grossa sia più efficace. Nella polemica politica bisogna colpire il punto giusto al momento giusto. E quindi resta molto lavoro da fare, cari compagni. Ed il partito deve esserne consapevole, proprio perché il partito nutre grandi ambizioni, queste si possono realizzare se sono costruite e radicate su un terreno solido. Dal congresso sono emersi ancora con maggiore chiarezza gli orientamenti e l'orizzonte degli obiettivi che andiamo perseguendo in questa fase e che abbiamo sottolineato nei nostri documenti e nella nostra discussione precongressuale e poi congressuale. Il nostro impegno a lavorare per tenere alto lo sviluppo economico italiano. Esso fortunatamente è ancora in corso, anche se ne colgono le incrinature e i punti deboli. Dobbiamo riuscire a far avanzare lo sviluppo economico e con esso la modernizzazione ulteriore dei nostri sistemi produttivi e contemporaneamente compiere il più grande sforzo per conciliare lo sviluppo economico con una politica di difesa dell'ambiente e di difesa della natura che non deve essere parolaia e retorica, ma deve essere concreta e costruttiva. Dobbiamo riuscire a conciliare lo sviluppo economico con un progresso sociale che è certamente in atto, ma che non intacca o non intacca in modo sufficiente e soddisfacente le grandi diseguaglianze che marcano la società italiana e che ne segnano ancora un solco di ritardo, per non dire in taluni casi di arretratezza. E mi riferisco alle diseguaglianze tra le due Italie, tra le regioni forti e progredite del centro-nord del paese e le regioni meridionali. Mi riferisco al mancato progresso costituito da un allargamento soddisfacente della base occupazionale, il che fa sì che si contino nel paese, soprattutto in alcune regioni del paese, un gran numero di disoccupati giovani. Mi riferisco alla grande questione che ho posto al centro della mia relazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della questione femminile. Dobbiamo da un lato, dice il Congresso e dice il Partito Socialista, garantire un alto sviluppo, ma utilizzare gli anni dello sviluppo al meglio per risanare una finanza pubblica disastrata, a cominciare dalla soluzione
o dalla riduzione sensibile ed evidente e convincente dell'area dell'evasione fiscale che fa mancare tante risorse al bilancio dello Stato. E dobbiamo procedere nell'opera di riorganizzazione dello Stato sociale secondo principi equi e in una proporzione ragionevole e compatibile con le nostre possibilità e con le risorse di cui disponiamo, assicurando in primo luogo una protezione sicura e certa e non l'elemosina alle fasce più deboli e più povere del Paese. Abbiamo sottolineato con forza il problema della riforma delle istituzioni, tema sul quale tornerò. Noi non vogliamo imporre niente a nessuno, né brandiamo l'arma delle idee che noi siamo venuti maturando in materia di riforma costituzionale, a partire di quella che vorrebbe il capo dello Stato eletto direttamente dal popolo. Non intendiamo affatto brandirle come un'arma di ricatto, noi vogliamo convincere, persuadere che questa è una strada possibile, probabilmente utile ed efficace, così come ci siamo venuti nel tempo convincendo noi stessi. Vedete, di fronte a questo problema noi potremmo scegliere un atteggiamento attivo, e cioè dire rilanciare queste proposte, metterle sul tavolo di negoziati, sforzarci di convincere le forze politiche, oppure sederci sulla riva del fiume e aspettare, perché inesorabilmente arriverà il punto di crisi di un sistema che si va logorando, provocando danni, paralisi, ritardi. Le legislature volano e lasciano un segno assai limitato, e molto spesso i segni che lasciano sono segni negativi rispetto a ciò che si muove nel Paese. Ai quinquenni si aggiungono ai quinquenni. Ed è possibile che la democrazia italiana, così forte, così libera, così orgogliosa della sua forza e del consenso popolare che la circonda, non è capace di ripiegarsi su se stessa e ragionare su quali riforme siano possibili e farlo con grande spirito di lungimiranza, mettendo gli interessi della nazione al di sopra degli interessi della fazione? Questo è possibile o non è possibile? Noi, tra stare seduti sulla riva del fiume e aspettare che passi la crisi della decadenza e del logoramento, preferiamo insistere, così come abbiamo fatto altre volte. Insistere ragionevolmente, naturalmente. Noi cerchiamo di convincere, però quello che conta è il parere della maggioranza in questa materia, meglio ancora il parere di una maggioranza molto qualificata. Ed è ciò che torneremo a fare, che il Congresso ha sottolineato con una certa energia. Abbiamo posto l'accento sul problema della casa, segnalando un'emergenza. E chi deve prendere nota, e in questo caso è un'agenda di governo, lo inserisca nell'agenda di governo. Abbiamo rilanciato la necessità, ha sottolineato la necessità di rinnovare il nostro impegno nella lotta alla droga, ed è questo è condizione per noi primaria e indispensabile per ottenere il consenso socialista a qualsiasi azione di maggioranza e di governo. Il Congresso ha parlato del pluralismo nell'informazione come una garanzia della vita, di una vita democratica aperta, di una giustizia più efficiente, più moderna e più giusta, e di un paese che deve essere liberato dall'incubo delle criminalità organizzate, vecchie e nuove che siano, e di una scuola e di una ricerca scientifica e di un'università che siano un punto di forza del nostro progresso e del nostro avvenire. Il Congresso socialista ha riparlato del ruolo internazionale dell'Italia, del suo impegno per la pace e del suo impegno verso i paesi più poveri che all'Italia si rivolgono
con un sentimento di fiducia e di speranza. E insieme abbiamo parlato di un'Europa unita, prospera, vivibile, solidale, democratica e aperta al mondo. Da tutti questi elementi voi traete il panorama di un programma di progresso che richiede una grande forza e una grande coerenza. È un grande impegno che non può essere solamente nostro. Noi semmai possiamo prendere con noi stessi l'impegno a ricercare ovunque possibile, senza pregiudizio, sapendo che questi sono valori ed obiettivi che contano più di tutto, la convergenza, le possibilità di convergenza con tutte le forze di progresso del nostro Paese. E naturalmente un'affermazione di questo genere ci porta diritti filati al cuore del problema, della condizione in cui vive la sinistra in Italia, che è assai diversa da quella della sinistra di altri paesi, dove certo le divisioni non mancano, ma non è la forma, diciamo così, proporzionata che fa sì che non ci sia o non ci sia più una forza egemone, talmente rappresentativa, talmente forte e talmente in grado di guidare la sinistra in Italia, quale fu in certi periodi il Partito Comunista Italiano. Una situazione diversa si è venuta creando nel corso di questi anni. Una sinistra divisa tra due componenti rappresentative, forti, e con il Partito Comunista certamente più forte del Partito Socialista. Noi abbiamo visto e vediamo questo problema e cerchiamo di comprendere come è possibile, se è possibile, se è possibile e come è possibile o come sarà possibile trovare un modo per ridurre i danni della divisione della sinistra, dell'aperta conflittualità tra le forze della sinistra, sul come ci si sia arrivati tutti debbono o dovrebbero aver già ripercorso gli itinerari e possibilmente averli ripercorsi criticamente per capire come. Non è questa la mia impressione, devo dire, che tutti li abbiano percorsi o li vogliano ripercorrere criticamente. Naturalmente ci domandiamo se è possibile. Mi ricordo che una volta il compagno Nenni, negli ultimi anni della sua vita, conversando con me su questo problema, mi disse, scuotendo il capo, lui che di esperienze unitarie con i comunisti ne aveva fatte tante, mi disse, ma di fronte ai miei ragionamenti, mi diceva, non illuderti, la fonte, il fiume risponde sempre alla sorgente. Non ero convinto allora e non ne sono convinto neanche adesso. Io penso che nella vita degli uomini, nella vita dei partiti, dei movimenti, possono avvenire o determinarsi situazioni, o si possono incrociare avvenimenti della storia che determinano un tale sommovimento, un tale ripensamento, un tale desiderio di aprire prospettive nuove e diverse, e le situazioni che pesano, eredità del passato, via via possano farsi più leggere e non diventare un freno inamovibile. Io non so se questo è possibile in Italia. Possibile immaginare una prospettiva di una evoluzione della sinistra italiana che avvenga naturalmente sul solo terreno possibile,
E su questo non sarà difficile far sì che tutti ne convengano, che è il terreno del socialismo democratico, europeo e occidentale. Che è costituito dal riformismo, che fu il nemico numero uno, il nemico da battere dei movimenti comunisti rivoluzionari, e che oggi viene considerata un naturale modo di organizzare l'azione dei movimenti progressisti e socialisti in società evolute, democratiche, altamente industrializzate, quali sono le società dell'Occidente. Noi da soli non possiamo fare più che tanto, noi possiamo porre il problema e guardare attorno a noi per vedere se cambia qualche cosa. Io non dico, come il senatore Pell ha detto ieri dopo l'incontro con Occhetto, i comunisti italiani sono come i ravanelli, rossi di dentro ma bianchi e gustosi, no, rossi di fuori ma bianchi e gustosi di dentro. Semmai mi domando che cosa gli vanno a raccontare i comunisti italiani quando vanno all'estero. Ciò che io vedo, noi comunisti italiani li conosciamo bene, per noi non sono un oggetto misterioso. E ciò che ci ha più colpito, l'ho già detto nella relazione, lo ripeto, nel corso dell'ultimo congresso, è un disegno dell'alternativa, da un lato poco convincente. Mi viene in mente un passo, per quanto riguarda la politica comunista, che Nenni mette nel suo diario, quando dice: all'inizio del centrosinistra, dice, Togliatti ha insistito sulla nostra e sulla mia capitolazione ai piedi della destra. Prevale la preoccupazione di tagliarci la via per non perdere l'iniziativa del dialogo con i cattolici. Dobbiamo quindi attendere un attacco ed un'insidia quotidiana che poi naturalmente vennero a volontà. Non ci è convinto l'alternativa di cui parla il Congresso Comunista, ma ciò che ci ha maggiormente colpito è appunto la insistenza della polemica contro di noi, che poi ha un'eco vasta, perché non è una novità, non è una novità, è una storia di polemiche nei nostri confronti. Io nella mia ormai lunga carriera, del resto, ne ho provate in varie epoche, e più direttamente negli ultimi anni, la violenza della polemica. Quando si semina tanta polemica di questa natura, quando si crea una cultura, un pregiudizio, una predisposizione, uno sport ad aggredire i socialisti, poi diventa difficile fare marcia indietro e soprattutto diventa difficile essere credibili. Ma basta scorrere le colonne del quotidiano del Partito Comunista. Basta leggere come si impostano i problemi dei rapporti col partito, che dovrebbe essere il perno, l'elemento indispensabile per un'alternativa politica. E quindi ogni contrasto si trasforma in uno scontro, e non c'è nessuno, ma prendeteli uno per uno i dirigenti del Partito Socialista e fatevi raccontare le loro storie personali. Uno per uno i dirigenti del Partito Socialista, ognuno di loro vi potrà presentare, cari compagni comunisti, un conto salatissimo delle cose che gli avete detto nel corso di questi anni. A
turno, naturalmente. A turno. Ma no, questo per dire che bisogna creare un clima diverso se si vuole ragionare. E noi da soli non siamo in condizioni di far altro che prendere atto che la storia è a una svolta, che molte cose sono cambiate, che molte sono destinate a cambiare, che dobbiamo guardare lontano e che dobbiamo lavorare, se possibile, per creare una situazione diversa della sinistra in Italia. Noi abbiamo indicato un terreno, che è quello della unità socialista. Che significa, lo ripeto, non annessione, non egemonia di nessuno, che significa uno sforzo per ricostruire un ordito teorico e pratico che consenta di superare questa condizione di debolezza e di divisione della sinistra in Italia. Io non so se poi si creerà la grande forza di cui si dice. Perché in Italia c'è anche molta sinistra massimalista, confusionaria, folcloristica. Ce n'è tanta che fa perdere il tempo, che non apre, non aiuta ad aprire le strade del progresso e fa perdere il tempo quando non inganna i lavoratori. E quindi una sinistra seria, riformista, probabilmente non potrà mai coprire tutta l'area della sinistra. Certo costituirebbe una grande forza che sarebbe essenziale per il governo del Paese. Avrebbe un ruolo fondamentale e probabilmente di guida nel governo della nazione. C'è la nostra disponibilità, c'è il nostro interesse e per onestà devo aggiungere c'è la nostra prudenza. Che si crei un clima diverso, che si cominci a ragionare in modo che esista un dialogo vero, che si abbia la consapevolezza che siamo di fronte a un problema di grandi dimensioni e che può essere risolto. Prendiamoci il tempo che è necessario e se lo prendano soprattutto i più giovani dirigenti, che si affacciano sulla scena delle maggiori responsabilità per aprire una prospettiva socialista di più ampie dimensioni nella democrazia italiana. Questi problemi hanno una loro attualità storica, ma certo non sono i problemi con i quali saremo alle prese lunedì. L'altra sera sono tornato a casa, ho aperto la televisione e mi sono sentito piovere addosso da un giornalista del TG1 questa frase, che non so se è sua o era stata detta da qualcuno quel giorno, che dice: non si può stare al governo e contemporaneamente criticarne l'azione. Mi è venuto in mente un cartello che in un certo periodo della storia italiana stava appeso nei negozi pubblici, soprattutto nei negozi dei barbieri, dove si diceva: qui non si parla di politica. In queste settimane noi abbiamo detto, certo con un crescendo di intensità, le nostre preoccupazioni. In passato, in questi mesi, nei confronti del governo, e del resto non solo di questo, anche di quello che lo ha preceduto, abbiamo formulato delle critiche che erano talmente giuste che i suggerimenti che queste critiche comportavano, le correzioni che queste critiche comportavano, furono accettate.
togliendo il governo da situazioni difficili o correggendo errori che sono stati compiuti. Abbiamo manifestato preoccupazioni per certi segnali di logoramento della situazione economica e soprattutto la riflessione centrale era la seguente: se non approfittiamo degli anni buoni, se non approfittiamo degli anni delle vacche grasse per sistemare le nostre pendenze, non lo faremo mai più. Consegniamo pari pari il problema ai nostri figli. Abbiamo manifestato la nostra preoccupazione perché tutta la questione delle riforme istituzionali, così come in fondo accusava l'opposizione, la quale diceva: ma voi in realtà volete, volete abolire il voto segreto, poi non farete niente di nulla. Le cose stanno andando così. E quindi chiarezza deve essere fatta, perché noi avevamo immaginato, illudendoci, che questa legislatura fosse finalmente la legislatura delle riforme istituzionali. Ci avviamo alla scadenza ormai del secondo anno della legislatura e le legislature italiane, come voi sapete, di solito hanno morte prematura e quindi i tempi si accorciano e le disponibilità si accorciano. Abbiamo manifestato una certa preoccupazione, come è naturale per un partito come il nostro, per il diffondere l'esistenza di una situazione politica. Non era una preoccupazione demagogica, tant'è vero che non abbiamo esitato a tirarci addosso qualche fischio e qualche cartello, cui del resto siamo abituati, perché abbiamo fatto delle nostre obiezioni a un determinato sciopero, però vediamo una conflittualità sociale troppo estesa, indice di un deperimento, di una insufficienza, di una collaborazione sociale che invece è indispensabile per governare il paese. Abbiamo sottolineato l'esistenza di una situazione politica confusa e per quanto sia possibile descrivere per intero la confusione, che pur sempre confusa è, noi ci siamo sforzati di farlo impostando le questioni con una certa prudenza di fronte al congresso del partito, per trovarci poi di fronte ad una improvvisa accelerazione degli avvenimenti. Mi sono chiesto il perché, ci chiediamo il perché, vediamo però che l'accelerazione è avvenuta. C'è una riflessione di Marx che dice: nella storia l'accelerazione ed il ritardo dipendono da elementi accidentali che comprendono il carattere casuale degli individui. Avevamo posto in termini problematici, avvertendo della nostra diffidenza, la questione relativa alla natura del polo che si stava formando, dando conto delle assicurazioni che probabilmente saranno ripetute, forse, dei segretari del Partito Repubblicano e Liberale, ma avvertendo che stava avanzando qualcosa che andava decifrato rapidamente per evitare sorprese. Beh, Marco Pannella si è incaricato di chiarire tutto nel corso dei giorni del nostro congresso. Allora c'è da chiederci che ragione avevano il Partito Repubblicano ed il Partito Liberale, che sono nostri alleati in un governo con la Democrazia Cristiana, di andare a cogliere per creare una nuova formazione politica, un progetto di federazione, la posizione
che in quel momento, in questo momento, per ragioni che più o meno tutti sanno e che sono ragioni, mi si consenta di dire, futili, salvo una seria, veramente seria, che è la questione del modo come impostare la lotta alla droga, che ragione avevano di andare a stabilire l'alleanza con la posizione più bizzosa e più provocatoria nei confronti dei socialisti che in questo momento si muova sulla scena italiana? E che lo sia, noi oggi lo vediamo con assoluta chiarezza e quindi con la massima energia noi la affronteremo, rivolgendo un appello alle forze laiche amiche perché corrano in difesa del Partito Socialista Italiano. Stamane leggo una serie di accorati appelli che sono rivolti a me perché io non dica quello che vedo. L'onorevole Lamalfa, ho letto, ha dichiarato che l'apertura, chi si assumesse la responsabilità dell'apertura di una crisi avrebbe una posizione avventuristica, termine che si è ben guardato il bene da usare nei confronti del presidente del suo partito che ha proposto ben oltre che una crisi di governo. Io dico quello che vedo, innanzitutto ho visto, dopo aver constatato per mesi una sistematica presa di distanze del Partito Repubblicano ed anche dal Partito Liberale, dal governo e segnatamente dalla politica economica del governo, vedo che oggi il Partito Repubblicano propone un cambiamento delle basi del governo, proponendo un patto politico di legislatura. Che apparentemente, naturalmente, apparrebbe una di quelle cose di buon senso, una buona idea, che è difficile giudicare se non si sa bene che idee contiene e se sia financo un'idea. Che bisogno aveva il Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre erano in corso i congressi di due partiti della coalizione, di prendere la parola e di dire la sua? Innanzitutto, nel momento stesso in cui lui dice, come ha detto, di non sapere più chi sono i suoi alleati, dichiara e formalizza la crisi della maggioranza. E dovrebbe sapere chi sono i suoi alleati. In tre giorni non può aver già dimenticato il voto che a scrutinio segreto hanno salvato il suo governo alla Camera. Poi, intervenendo appunto in questo dibattito, in questi dibattiti congressuali, ha detto che dopo questo governo potrebbe esserci la fine della legislatura. Io osservo che questo non era negli accordi. Di questo non si era mai parlato. E se questa condizione ci fosse stata posta, non saremmo entrati nel governo.
Poi si è rivolto direttamente al congresso del Partito Repubblicano e ha dato del rimbambito al suo presidente, reo di averlo molto criticato, e in cambio però si è sentito proporre un patto di legislatura. Mi dispiace, ma questo con noi non può capitare. Le preoccupazioni, le critiche, le riflessioni, le richieste del libero congresso socialista, che il congresso di un grande partito, non possono essere definite da nessuno una commedia che deve finire. Vedete, ho introdotto i lavori del congresso con una relazione che è stata definita attendista. Vedete, nella politica come nella vita, qualche volta bisogna sapere attendere. E attendevo che si delineasse con chiarezza una situazione che ora si è delineata. Noi possiamo raccogliere l'orientamento che è emerso con chiarezza nel congresso e che io condivido. L'orientamento che è emerso con chiarezza nel congresso e che io condivido. Penso che il compagno De Michelis, a nome dei ministri socialisti, abbia già sollecitato una riunione del Consiglio dei Ministri per la necessaria chiarificazione politica e procedurale. Sul fondo delle questioni la nostra posizione rimane una posizione che è aperta, una posizione costruttiva, una posizione disponibile. Ripeto ancora una volta, noi non siamo mai stati per il tanto peggio, tanto meglio. Vorremmo diradare la confusione che è notevole e che non consentirebbe a nessuno di lavorare serenamente, proficuamente, fruttuosamente nei mesi e negli anni prossimi. La nostra posizione è una posizione che vuole suscitare un sussulto di fiducia e di energia contro il logoramento che è in corso. E la Democrazia Cristiana innanzitutto chiarisca le sue posizioni sulla sostanza delle questioni che noi andiamo sottolineando, evitando di cadere nella spirale dei sofismi, delle ambiguità e dei pretesti che già altre volte hanno condotto la politica italiana in un vicolo cieco. Compagni, non sono io che ho parlato di elezioni anticipate.
Io da vecchio parlamentare posso solo dire che l'esperienza ci insegna che il dissolvimento di una legislatura inizia proprio nel momento in cui assistiamo alle levate di scudi contro le elezioni anticipate. E più se ne parla, sia pure per ricacciare l'ipotesi, e più il temporale si avvicina. Noi puntiamo ad una soluzione positiva di questa crisi politica e di governo. E guardiamo del resto, se vogliamo conoscere l'opinione delle elettrici e degli elettori italiani, alle elezioni europee che si svolgeranno da qui a poche settimane. Compagni, ci presentiamo con un ventaglio di candidature importante e qualificato. Compagni che hanno ben lavorato, come i deputati uscenti, che sono stati guidati dal compagno Didò. Amici che si ricongiungono a noi e che voi avete già salutato nel corso del dibattito congressuale. Candidate femminili, che spero non siano trascurate, bensì sostenute. Una rappresentanza importante di amministratori, di esperti, di uomini di cultura. È ciò che il partito può dare e si è sforzato di dare il meglio delle candidature per queste elezioni del Parlamento europeo, in una fase in cui crescono le adesioni al partito, si allargano le nostre relazioni, è tutt'altro che probabile il nostro isolamento. È vero che ci rimproveriamo, o ci rimproverano, di occuparci poco di noi stessi e delle riforme interne di cui noi stessi abbiamo o avremmo bisogno. Ed è vero. Dipende però in che senso dobbiamo occuparci di noi stessi. Vedete, c'era un periodo della nostra vita e della nostra storia che noi ci occupavamo molto di noi stessi e ci occupavamo poco del Paese. E il Paese se ne rendeva conto e ci dava quello che meritavamo. In questi anni ci siamo occupati molto del Paese e il Paese ha risposto e ci ha dato quello che meritavamo. La verità è che un partito e anche l'organizzazione di un partito non può essere mai disgiunta dalla lotta politica. Vive nella lotta politica, deve essere un crogiuolo costantemente acceso, in cui si bruciano energie, materiali, si consumano e si rinnovano idee. E nulla è stagnante, nulla è fermo, nulla rischia la paralisi burocratica, clientelare e parassitaria. Un partito costantemente in movimento non significa un movimentismo fine a se stesso, non è una ginnastica al servizio del nulla, ma un partito in continua lotta politica, ed è quello che noi siamo, che dobbiamo essere e che vogliamo essere. Questo non risolve naturalmente il problema di come un partito riesca a vivere, a lavorare, ad organizzarsi, ad essere in una società in così grande trasformazione. Ebbene, ci aiutino principalmente i giovani in questo. I giovani ci aiutino ad arrivare là dove forse noi non siamo più in condizione di arrivare, a compiere uno sforzo per rinnovare le strutture del partito. Grazie a Dio in questo partito i giovani non mancano.
forse manca la loro piena e migliore utilizzazione. La presenza giovanile, il voto giovanile, dimostra che questo è un partito d'avvenire, che ha suscitato speranze, ha suscitato attese e non deve suscitare, non deve provocare delusioni. Ci aiutino le donne, i quali debbono partecipare alla vita del partito sfuggendo alla tentazione di chiudersi in una sorta di ghetto femminile. Ci aiutino con tutta la loro intelligenza, il loro entusiasmo e la loro dedizione. Compagni, il Paese ci ha dato una nuova forza e noi dobbiamo saperla impegnare con saggezza. Abbiamo bisogno oggi di compiere un nuovo passo in avanti e io sono convinto che se il passo in avanti ci sarà, esso avrà un effetto politico moltiplicatore straordinario. Vi ringrazio ancora una volta per aver fatto di questo congresso straordinario uno straordinario congresso. Che il congresso dell'Ansaldo di Milano ci dia le energie e la volontà per conquistare le posizioni di cui abbiamo bisogno. Che il congresso dell'Ansaldo, questi vecchi stabilimenti che furono teatro di lotte democratiche e socialiste, ci porti fortuna. Compagni e compagni, comunico il risultato delle votazioni svoltesi ieri sera per la elezione del segretario nazionale del partito sulla base dell'articolo 25 dello statuto.
Votanti 1097, voti validi 1077. Compagno Craxi 995 voti, pari al 92,3%. Compagno Craxi è eletto segretario nazionale del Partito Socialista Italiano. E compagni, per quanto la percentuale bulgara mi imbarazzi un po', vi sono molto grato. Compagni, l'ultima fase dei lavori, con la votazione dei documenti e l'elezione dell'Assemblea nazionale, riprenderà alle 14:15, solo per i delegati. Ringraziamo tutti gli invitati che hanno partecipato a questa riunione pubblica del Congresso e diamo appuntamento ai delegati alle 14:15.